a posto. Si interroga? Ah, Valentina, sono contenta che tu venga volontaria, era ora. Ho quasi dimenticato il timbro della tua voce. No, professoressa, io volevo andare al distributore. No, no, vieni, vieni, facciamo un bel pieno di interrogazioni. Professoressa, io non ho studiato. Come? Quattro, vai a posto. Marta, vuoi venire tu? Professoressa, io non ho studiato. Bene, quattro. Professoressa, posso venire io? No, no, Vanessa. Ti ho interrogato la settimana scorsa, sei andata benissimo. No, no. No, Claudio, è uguale, nel tuo caso è la stessa cosa. No, vediamo chi devo interrogare. Vediamo un po'. Il compito è andato malissimo. Disastroso. Tu, Cataldo, non c'è male. Le linee erano precise, il tratto giusto. La bozza era perfetta. Ti sei meritato un bel 6 meno meno. Alla faccia del compito andato bene. Professoressa, ma lei ce l'ha detto il giorno prima del compito. Ma come? Ma se ve l'ho detto martedì 15, esattamente alla terza ora, alle 10:24. Avete avuto 22 ore e 36 minuti per studiare. Prof, io quanto ho preso? Vanessa, il tuo è stato eccellente. Anzi, veramente solo tre sono stati positivi. Il tuo, quello di Giorgio e quello di Claudio. Sai, stasera esco con Giulia. Ho fatto colpa su di lei alla festa. Beh, non come me, è irresistibile. È proprio vero che Giulia è veramente ciecata. Giulia, oggi pomeriggio ti vedi con le tue amiche per fare il cartellone di scienze. Non so ancora, deciderò dopo l'ora di strumento. Perché me lo chiedi? No, niente, così. Silenzio! Ragazzi, apriamo il libro a pagina 334. Professoressa, posso uscire? Bene, allora... Dove vai? No, no, devo solamente prendere il quaderno che ho lasciato ieri. Ah, vai, ciao, vai, vai, vai. Scusate, ma ovviamente scrivo io qui, ho la grafia più bella. No, tu disegni, io scrivo. Ma se tu sei incapace, lo sanno tutti che è una pessima grafia. Vuoi fare tutto tu, da ciascuno il proprio compito. Ok, il tuo compito è quello di stare zitta. Ma vabbè, hai rotto. Ma che ti credi di essere? Finiscila di farla prima della classe, ti potrebbe capitare di non esserlo più. Oh, Andrea, ragazzi, silenzio, continuate a lavorare. Allora, solo flauti, proviamo una battuta 17, c'è qualcosa che non convince. Ok, grazie. Stop! Giulia, non è possibile, è la prova generale, tu stai col cellulare in mano. Da capo, grazie, tutti insieme. 1, 2, 3, 4. Vanessa, da te non me l'aspettavo! Che cosa è successo, mamma? Parlo dei tuoi voti! Mamma, i voti sono impeccabili! Impeccabili? Ma cosa dirà tuo padre, tuo nonno, la nipote della preside che prende tutti quattro? Mamma, sarà sicuramente un errore! Tutta colpa delle teste elettroniche, quelle incapaci, antiquati che non lo sanno usare! Verificherò! Domani andrò dal preside! E vedremo! Continuo a studiare.
Ehi, pa, ciao. Dici, oggi mi metto questa camicia oppure semmai questa felpa? Dove credi di andare? Esco, un appuntamento. Un appuntamento, un corno. Dove credi di andare con questi voti? No. No, pa, non sono i miei quei voti. Sai che prendo... Prendi i libri e mettiti a studiare. No, impossibile, pa, non sono i miei. Prendi i libri e mettiti a studiare. Non sono i miei voti, tu sai che prendo voti alti. Prendi i libri, siediti e mettiti a studiare. E questo lo prendo io. Pure, pa, ma i voti non sono quelli. Dammi. Guardi, sorpresa, è successa una cosa incredibile, inverosimile! Mi dica, signora. Marta, vieni. Il panorama urbano dell'Austria è nettamente dominato dalla capitale, Vienna. Avanti! Chiedo scusa, professore, se la interrompo un attimo. Seduti, ragazzi, seduti. Allora, ragazzi, è successo un fatto gravissimo. È stato manomesso il registro elettronico e abbiamo motivo per pensare che il colpevole o i colpevoli si trovino in questa classe. Allora! Se non esce il colpevole, tutti i voti saranno azzerati e si ricomincia tutto da zero. Scusate, preside, ho visto un ragazzo l'altro giorno entrare nella sala computer. Chi? Quello lì. Preside, l'altro giorno Andrea mi ha picchiata, insultata e minacciata dicendo che potrebbe capitargli di non essere più la prima della classe. Sì, preside, anche a me sono stati malamessi i voti. Sicuramente è stata Andrea. Scusate, preside, c'è stato un problema. C'è stato un problema nell'invio delle username e password del registro elettronico ai genitori. E alla famiglia Martinelli è stata inviata la password e la username di tre docenti del corso C. Ho proprio finito adesso di parlare con la signora Martinelli, che ha girato poi la mail alla figlia, perché lei è l'esperta di computer.